Ciao a tutti ragazzi, io sono Megadome911 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi qui sulla mia scrivania ho finalmente da proporvi come video recensione e consigli un artificiale veramente molto molto particolare. Oggi parleremo nello specifico del Needle Jig, un'esclusiva della casa Aqua Sport, una marca che produce jig e artificiali vari da tanto tempo ormai, ma che qui da me almeno non ero mai riuscito a trovare. E soprattutto diciamo questa tipologia di jig che si contraddistingue da tutti gli altri, innanzitutto perché sono molto più lunghi, ma ora andremo ad analizzare nello specifico le varie caratteristiche che hanno catturato la mia attenzione e che rendono questi jig assolutamente unici nel loro genere. Innanzitutto il nome è già tutto un programma, Needle Jig. Come sappiamo il needle è un artificiale che imita un po' il movimento di una guglia, un artificiale lungo dai 18 ai 24 o più centimetri, e un'esca da top water scodinzolante che viene realizzata in legno e in resina per catturare, diciamo, soprattutto quelli che sono i tipici predatori da top water, quindi soprattutto pesci serra e lecce amia. In questo caso l'Aqua Sport ha creato un qualcosa di assolutamente inedito, assolutamente originale, mai visto, proprio perché ha unito le potenzialità del needle, quindi l'avere un corpo molto affusolato, che sicuramente ci daranno un po' di vantaggi in quello che è anche il lancio, alle caratteristiche del jig, poiché il needle, essendo utilizzabile quello classico soltanto in superficie, qui in questo caso abbiamo una forma similare a quella di un needle in più, unita alle potenzialità e alle caratteristiche del jig. Questi jig, ragazzi, li cercavo veramente, come vi dicevo, da tanto tempo, ma qui da me nessuno era stato in grado di poterseli procurare, nessun negoziante mi riferisco. Quindi, non appena ho visto che in una città non molto vicina da casa mia erano disponibili, diciamo, ho preso subito la macchina e sono andato a prenderli perché, ragazzi, sono veramente qualcosa di spettacolare. Tra i jig da me preferiti in assoluto, in tutta la vasta gamma di jig che oggi come oggi sono presenti sul mercato. Ora che sono anche un costruttore di esche artificiali, soprattutto di jigs, non posso che complimentarmi con la Aqua Sport per la grande attenzione che hanno posto nei dettagli, ma soprattutto per la forma, che è una forma che non ho mai visto io da nessun'altra parte. Sì, è vero, non è l'unica azienda che produce long jig, perché questo è anche il nome di long jig, cioè quindi un jig lungo, ma con questi dettagli e con queste caratteristiche non ne avevo ancora visti. Quindi grandi complimenti all'azienda Aqua Sport perché veramente raggiunto un traguardo veramente importante con la creazione di questi jig e da subito hanno catturato la mia attenzione, poiché, ripeto, sono una categoria di jig non molto conosciuta e che in pochi usano, ma che adesso vi spiegherò, non solo la loro ragion d'essere, ma anche come utilizzarli al meglio. Innanzitutto hanno un'armatura passante con la piccola, prerogativa che l'anello di aggancio, diciamo così, quello dove andrete a mettere, io qui ho messo un assist hook doppio, dopo vi andrò a spiegare anche il perché. L'anello di aggancio, quindi l'anello di testa, è posto lungo l'asse verticale, mentre quello di coda è posto lungo l'asse orizzontale. Questo per favorire ancora un migliore movimento del jig e una grande realisticità di nuoto. Vi vengono dati in dotazione con delle ancorette VMC che sono comunque molto resistenti e valide, ma che io ho deciso di togliere perché per mia scelta, non perché le ancorette non siano adeguate, anzi, essendo VMC sono veramente ottime, ho deciso di togliere perché su un jig come questo, secondo me, è più sicuro utilizzare degli assist hook, poiché un jig lungo come questo va attaccato non solo dalla parte di coda e quindi l'ancoretta diventerebbe indispensabile, ma spesso e volentieri i predatori lo vanno ad attaccare lungo la metà del corpo, se non addirittura in testa. Quindi lo possiamo intercettare ancora prima, favorendo una ferrata ancora più efficace. Possiamo intercettare l'attacco del predatore utilizzando un assist hook doppio, singolo, come preferite voi. Io l'ho messo doppio per avere una doppia possibilità di ferrata. La domanda che alcuni di voi mi potrebbero porre, potrebbe essere: ma perché io devo scegliere un jig lungo, quindi un long jig di queste prerogative, quando
quando posso andare ad utilizzare un comunissimo jig che va a sfarfallare e che quindi mi permette di avere anche una maggiore attrattività in calata. È pur vero che un jig normale, come per esempio gli Oblata che produco io, che sono degli jig slow falling, questo jig praticamente ci impiegherà parecchio tempo per raggiungere la strike zone, il fondale o il luogo di nostro, lo strato di colonna d'acqua di nostro interesse, dove sappiamo che sia più probabile un possibile attacco. Quindi in questo caso avremo una calata molto più adescante e sfarfallante, che spesso e volentieri riesce ad attrarre i pesci anche più diffidenti. Quindi perché bisogna preferire in taluni casi un long jig che non ha una calata sfarfallante, ma che ha una calata sì comunque sbarellante, ma molto meno rispetto a uno slow falling? Quindi qui abbiamo un fast falling, cioè abbiamo una calata del jig molto molto rapida che va a raggiungere molto più velocemente di un classico jig o di un jig slow la zona di nostro interesse, la colonna d'acqua di nostro interesse. Quindi come mai, perché devo sacrificare l'attrattività in calata di un jig a favore di un jig che cala velocemente? La risposta a questa domanda, ragazzi, è molto semplice. Molto spesso, soprattutto pescando dalla barca, quando si utilizzano apparecchiature elettroniche come GPS ed ecoscandagli, o quando semplicemente anche senza marcature noi conosciamo che a una determinata profondità di quello spot avvengono spesso e volentieri degli attacchi, abbiamo bisogno, soprattutto in casi di mangianza che è posta a parecchi metri sotto la barca o a parecchi metri di distanza dalla barca, abbiamo bisogno di raggiungerla il prima possibile, prima che essa si vada ad inabissare o che si sposti, rendendo poi vani i nostri lanci, poiché ormai siamo fuori dalla portata di quella mangianza. Quindi questo jig lo andremo a preferire quando abbiamo una particolare necessità di raggiungere la strike zone, quindi la zona in cui i predatori o i pesci che vogliamo insediare sostano per quel breve periodo, prima ancora che si spostino. Quindi con un jig slow magari c'è la possibilità che sì, è attrattivo in calata, come lo è anche questo avendo un suo movimento, però se noi caliamo un jig da slow per esempio e abbiamo la mangianza sotto, è molto probabile che con lo scarroccio della barca o con un mare un pochettino sostenuto non riusciamo a piazzare il jig laddove lo vogliamo piazzare. In questo caso invece, avendo una forma molto affusolata, riusciamo con fili adeguati, quindi trecciati sottili uniti a fluorocarbon resistenti e di diametro adeguato al diametro del trecciato che andiamo ad utilizzare, otterremo un nuoto molto più idrodinamico, molto più rapido, una calata molto più repentina, rapida, che pur avendo un suo leggero sbarellamento lungo l'asse orizzontale, che anch'esso è attrattivo, riesce a piazzare il jig, questa forma che ha, lo riesce a piazzare ai metri di profondità o alla distanza che a noi più ci aggrada. Quindi spesso capita che per necessità di tempo o per il semplice fatto che la mangianza, ragazzi, è un qualcosa che non è che sta lì in attesa che noi gli lanciamo sopra qualcosa, spesso e volentieri la mangianza c'è quel paio di minuti che passano ad una velocità abnorme e poi non c'è più, o si sposta o si inabissa o cessa del tutto di esserci. Quindi dobbiamo preferire il needle jig proprio laddove abbiamo la necessità di raggiungere la strike zone o il punto di distanza dove i predatori si stanno cibando dei pesci foraggio nel minor tempo possibile. Questa, diciamo, è la principale ragion d'essere del needle jig, ma non è l'unica e sola. Ho notato che i barracuda o anche gli aluzzi, detti da me i cosiddetti lucci di mare, come anche le ricciolette, tendono a preferire delle esche che hanno una mole un tantino superiore rispetto a quella di un classico jig. Come posso dire, molte volte per esempio i barracuda o i lucci di mare li ho presi per la maggior parte dei casi utilizzando dei long jerk 140 o 180 mm, quindi dei 14 o dei 18 cm. E invece sul jig le abboccate di barracuda e lucci di mare sono state più rare, ma anche per il fatto che sono dei predatori che preferiscono cibarsi di prede un attimino più corpose, un attimino più sostanziose.
Quindi non dico che il jig non funzioni con lucci di mare o barracuda, perché non è affatto vero. Il jig è un'esca efficacissima che può essere fatta lavorare dove si vuole, a differenza del long jerk che lavora soltanto ad un determinato punto di profondità. Il jig lo possiamo far lavorare sotto il pelo dell'acqua, a mezz'acqua, a fondo, e farlo lavorare con i più vari recuperi. Il jig è l'esca più versatile che ci sia. Ma spesso capita che barracuda e lucci di mare preferiscano comunque esche che hanno una mole leggermente più affusolata e allungata, proprio per preferenza loro, concentrandoci proprio su queste due particolari specie. Ebbene, in questo caso il long jig, quindi il needle jig dell'acqua sport, sicuramente fa al caso nostro, poiché essendo un jig dalla forma più affusolata e allungata, non arriva alle dimensioni del long jerk, però può stimolare maggiormente quello che è l'attacco di questi particolari predatori, come quindi lucci di mare e barracuda. Quindi anche questa è una carta a loro favore. Funziona tantissimo anche con le ricciolette, con le lecce stella, con le lecce amia, con i pesci serra, e chi più ne ha più ne metta. Ma la loro principale ragion d'essere è quella di avere un nuoto molto più a taglio dell'acqua, molto più aerodinamico ed idrodinamico, quindi che ci permette di raggiungere le distanze necessarie e la strike zone nel minor tempo possibile. Questo è il motivo per cui vi consiglio questo jig assolutamente. Tornando al discorso ancorette e assist hook, prima di andare alle colorazioni che sono veramente stupende. Allora, perché ho tolto l'ancoretta UMC all'assist hook? Perché secondo me, ragazzi, questo è un jig che ha delle fattezze troppo lunghe per porvi una singola ancoretta qui sotto. Volendo si potrebbe anche aggiungere all'assist hook l'ancoretta qui sotto, ma a me non piace avere sia l'ancoretta che l'assist hook, perché secondo me l'uno esclude l'altro. Andremmo poi a snaturare troppo quello che è la composizione naturale del jig. E siccome ho intenzione di utilizzarlo a profondità piuttosto elevate su fondali rocciosi o da scogliere, ho preferito mettere gli assist hook per avere minori possibilità di incaglio. Ma anche per lo stesso discorso che vi dicevo poc'anzi, spesso capita che il predatore, un jig lungo come questo, non lo vada ad attaccare in coda, poiché noi quando lo recuperiamo non lo recuperiamo lateralmente, o almeno si può anche fare, ma il recupero che sicuramente rende di più anche con questo jig è quello a dente di sega, cioè 3-4 cercate verso l'alto e poi gli facciamo immediatamente, perché grazie alla sua morfologia, al suo baricentro, raggiungerà immediatamente la zona di partenza o di inizio recupero, e da lì riprenderemo a muoverlo sempre dall'alto al basso, un po' a zig zag, proprio per questo viene chiamato a dente di sega. Quindi, essendo il jig manovrato lungo l'asse verticale o lungo l'asse obliquo, diciamo, in maniera obliqua più che altro, spesso e volentieri ho notato che per esperienza che l'attacco del predatore con questi jig qui lunghi avviene lungo la parte di pancia o di testa dell'artificiale piuttosto che in coda. Quindi ho sostituito l'ancoretta aggiungendo nell'anello di gancio uno split ring, un solid ring e un doppio assist hook. Mi sono sempre trovato bene con questi anelli, e o meglio con questi ami ad anello storto. Ho messo un trecciato 60 libbre, un Dyneema giallo 60 libbre, solid ring, split ring, e l'ho collegato al jig. Come vedete l'ho misurato e si posiziona perfettamente lungo la metà del nostro jig. Quindi in questo caso avrò minori possibilità di incaglio, perché è difficile che il jig si vada a coricare a fondo, e ho una doppia possibilità al contrario di ferrata, poiché come vi dicevo con questi tipi di artificiali il predatore va ad attaccarlo sempre o in testa o in pancia, o comunque nella maggior parte dei casi. Parliamo delle colorazioni. Questa è una colorazione che da subito ha catturato la mia attenzione. Abbiamo una schiena nera e una pancia argentea che loro hanno trasferito a caldo, una pancia color argento non olografico che è un attimino più piatta rispetto al restante corpo dell'artificiale, questo per dargli quel minimo disco di insolamento lungo la fase di calata, che comunque sarà molto più rapido di un jig normale, che ripeto ci permetterà di raggiungere la strike zone o la distanza di lancio desiderata in minor tempo rispetto ai normali jig da slow o ai normali jig da casting. E poi abbiamo questa macchietta dorata che imita il cefalo, una tipologia di cefalo che ha la macchietta gialla o di muggine, e ha il peso di 35 grammi per una lunghezza di circa 10-11 cm.
Al contempo ho preso anche un'altra colorazione, non esiste di livree non naturali, quindi ho dovuto prendere la coppia, entrambi li ho presi a livree naturali. Questo imita uno sgombro, abbiamo una schiena verde smeraldo, che dire, spettacolare, sempre 35 grammi 10-11 cm, le classiche palline nere, come ad imitare quella che è la colorazione anche un po' della sarda, se vogliamo, anche se non è proprio la colorazione sarda, che comunque è disponibile sul mercato, solo che ha la schiena blu e non verde, la classica macchietta gialla, olografia argentea e pancia del tutto argentea. Ragazzi, la volete sapere anche un'altra cosa? Questo è un jig che, oltre ad essere unico nel suo genere, originale e dalle fantastiche caratteristiche e prestazioni ad escabilità, costa solo 5 euro. Quindi ragazzi, io non l'avevo mai potuto trovare, sapevo della sua esistenza, ma nessuno qui nella mia zona lo portava, e fare un ordine solo per questo, dato il suo prezzo esiguo, sarebbero venute di più le spedizioni che il jig in sé. Quindi direi che sicuramente per il prezzo che ha è assolutamente un artificiale da non farsi mancare, un artificiale da avere, poiché ha delle incredibili potenzialità con tutti i tipi di predatori, e ci permette, ripeto, grazie alla sua velocità di affondamento molto rapida, di raggiungere le zone di nostro interesse nel minor tempo possibile, avendo molte più possibilità di un jig che invece, affondando più lentamente, che in altri casi ha anche la sua importanza, l'affondamento lento, però proprio nei casi in cui dobbiamo darci una mossa, come si suol dire, prima che la mangianza scappi o prima che lo scaroccio ci porti via dalla strike zone, questo è un jig sicuramente che anche inshore o soprattutto offshore ci permette di avere degli enormi risultati, enormi soddisfazioni. Quindi che dire ragazzi, da Megadomino non è tutto, io credo di avervi detto tutto. È un jig che non può mancare nella valigetta di uno spinner, perché secondo me è più che valido, ha un prezzo più che ottimo per quello che è, quindi un ottimo rapporto qualità-prezzo, pur essendo un prodotto industriale ha un prezzo eccezionale, quindi tanto di cappello all'acqua sport, che veramente secondo me con questo prodotto ha fatto bingo vero e proprio. Quindi che dire, da Megadomino non è tutto, vi consiglio assolutamente di acquistarlo e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!